Intensità, intensità, intensità. Che Dio mi conservi l'intensità nel recepire, nello sguardo, nel sentire Dio ovunque, in ogni fiore che sboccia, in ogni tramonto che vedo. Noi, lei è, appartiene a un altro secolo, appartiene a un altro secolo, il centro del mondo, il culo del mondo, l'obelico del mondo è Vignanello. E non c'è centro, più centro di Vignanello. Poi dopo Vignanello vengono le altre capitali d'Europa. Parigi, Roma, cioè, e perché? Però Vignanello perché? È il centro del mondo. Perché il centro del mondo? E perché? Perché tutto sviluppa da Vignanello, perché ancora non è inquinato dal turismo, non può imparare il giapponese, non c'è il 15 agosto, non incontri una macchina, è un paradiso terrestre. E Claudia è la santa che ha fatto rivivere Vignanello dopo San Francesco che era andato. Se potessi spezzare questa rata, così sembra di stare in prigione. Dimmi, ti senti prigioniero in questo giardino? No, prigioniero, no, mamma mia, mi sento padrone. Vorrei dirti una storia. Una volta stavo dalle monache di clausura. Quando tu hai chiesto a Santino, stai chiuso di qua o di là, la monaca mi dice auguri. E io ho detto, e lei ho detto, pregate per noi che siamo chiusi qua fuori. È giusto, è vero. Alle monache gli ho detto. Noi siamo chiusi fuori. Qua fuori. Beh, domani ci sono tutti i preparativi, non so, ma il giardino adesso sta a posto. Sta a posto come il ponte di Brooklyn. Lui finisce qua, Santino, e poi ricomincia da là. E quando ha finito là, deve ricominciare da qua. È così? Sempre. È vero? È così, è una vita. Non solo Santino, dal padre, dal figlio, dallo Spirito Santo quasi. La discendenza. E sempre... Vado a prendere le chiavi di casa e vado a farmi una doccia. Bravo. Ciao. Ciao Santino. Oh! Oh! Qu'est-ce qui se passe? Lucifer, guarda, siamo in agosto, piena estate, guarda che schifo, guarda il ponte levatoio qua, guarda, guarda, bello, bello. Non corro più, ormai il mio passo è lento, lento come il crescere e il decrescere della luna. Lento come lo scorrere dei fiumi, lento come i grandi eventi della vita. Ho quasi 80 anni, eppure ho tanta fretta. E per non sbagliare, rallento i ritmi dei miei gesti, come un sole che tramontando incendia i cieli per coloro che sperano e pregano e vivono, sognando orizzonti nuovi su infiniti mari sconosciuti in cui lentamente navigare. Siamo in riva al mare, questa l'ho scritta a Fregene. È primavera. Tutto rifiorisce, soltanto io sfiorisco, vivendo il mio inverno giorno dopo giorno. Ma quanto è bello invecchiare perdendo le proprie foglie e restare all'essenziale. Bella. Ti piace? Sì. Tutta una vita per trovare il centro. Ora che l'ho trovato, la circonferenza esplode! E eccolo qua! One day I'm walking on the Corso Umberto. There's a shop called Killer Pie Baby. Killer Baby.
e vedi tutti i manichini con le pistole, le donne con tutto il piercing così sul corso, una cosa feroce. Entro nel negozio, solo piccoli ragazzini che stavano lì, dico: cosa c'è di nuovo? E mi dicono: c'è un piercing magnetico che puoi mettere al naso. Me lo compro, arrivo da Giuseppe a Piazza del Popolo e arriva Patrizia, mi trova con questo anello, neanche un anello, una specie di chiodo piantato nel naso. Patrizia mi dice: divorzio, basta, basta, le ho viste tutte, ma questa non la dovevo vedere. Allora niente, stiamo così, arriva Lillio, si siede a tavola, Lillio che non ci vede tanto bene, dopo un po' mi guarda e mi fa: ma perché? Ma perché? Io non capisco perché. Dico: beh, povero Bartolomeo, l'ha tolto, l'ho messo io. Lo vuoi in lingua originale? Cosa vuoi sentire? Musica? Musica! C'è musica, sì. Oh. Il vecchio papà che si stava. Quanti anni ha papà? 79. 79. E tu 9? 9 anni. Insieme non arriviamo neanche al secolo. 80 più 9. Bello. È bello? Cammino e sono come l'onda del mare, immota nel moto, immota nel tempo. Cammino senza voler arrivare, la mia meta l'infinito, la mia realtà il camminare. Sai cosa? Ho trovato la copia la più corretta, la più cosa, è tutto magico, Tao. Perché le altre erano tutte copiacce. Hi John! Era Tao con una macchina da presa che sembra un cannone. Ah sì, eh? Quanti anni sono che fa queste scale? È una vita, vedi quanto l'ho consumata. E non parlo della data anagrafica, parlo dei millenni, dei centinaia di anni che mi stanno sulle spalle. Eccolo qua, abitavo qui. Eccolo lì. Vedi l'appartamento? Francisco Maria Ruspo. Choc. You see how right it is? It's perfect. Ciao. Siamo all'Hotel Inghilterra, a Borgogna. Aspettiamo un Jack Daniels per l'hotel. Ok. The ritual, right? Eh? The ritual. Tutti i giorni un Jack Daniels. Uno solo. Prego, principe. Arrivederci. Sì, c'è un film, come c'è un film? No. Un'intervista. Anche Aurelio. Bello. Questo è Aurelio. Che ne dice di mio padre? Suo padre non si può dire il mitico, è banale. È un amico. Grazie, questo è grande. Grazie. Arrivederci.
Where are we going? Stiamo andando da Nino, un tradizionale, un ristorante. Quando ero più giovane di te venivo qui, pensa tu, e nulla è cambiato, nulla. No? No, niente. È rimasto esattamente come era quando c'era Nino, adesso sono gli eredi. Vedi i fagioli al fiasco, quello è di un'importanza. Li cuociono in un fiasco d'acqua. Se il fuoco è troppo alto, si rompe il vetro. Buongiorno. Buongiorno, sono il figlio. No, io vivo l'eternità dell'istante, per cui c'è questo aneddoto zen bellissimo di questi due monaci assaltati da una tigre, uno finisce su un albero, l'altro precipita in un precipizio tremendo e si attacca a questo piccolo ramoscello di ciliegio e quando l'altro sta sull'albero vede l'amico e questo ramoscello si sta rompendo, tra un minuto questo cade un chilometro di roccia e in fondo una tigre due volte più grande l'aspetta, per cui è finito. E l'amico gli grida: Dio, dimmi, cosa provi in questo momento? E il monaco vede una ciliegia attaccata al ramoscello, prende la ciliegia, la mette in bocca e dice: oddio, quanto è buona. È tutto quello che conta. Allora hai sempre vissuto nel presente? Sì. Non sempre, ci ho messo anni per capire che l'unica eternità è il presente. L'unica, tutto il resto è fantasia. Perché questo corpo dovrà abbandonarsi all'abbraccio della morte? Perché dovrò cadere come un frutto maturo per marcire? Forse la terra mi dovrà divorare per nutrirsi, per potersi rinnovare, per poter creare le future primavere, i nuovi fiori, i nuovi frutti e forse la mia nuova vita. Hai paura della morte? No. Per niente? Per niente. No, perché non vedo morte, ti ricordi la mia poesia? È un giusto e un cambiare. Quando un bambino sta nel grembo della madre aspettando di nascere, potrebbe dire, come noi tanti atei, potrebbe dire: io non credo nell'esistenza di mia madre. Lui sta bene dentro l'acqua, nell'utero, però dice: non ho mai visto mia madre, non ci credo. Quando le acque si rompono e lui è precipitato in questo maremoto orrendo, spinto dal sangue, eccetera, verso questo buco nero pieno di sangue, eccetera, potrebbe urlare: sto morendo. E così continuiamo. E anche adesso si dice: muoio. Ma che cavolo vuol dire? Dai, poi. Ma bellissima! Bella, no? Bella. Did you see me with black glasses? I never wear glasses in my whole life. That was the biggest crazy thing I ever did. With glasses, wearing glasses. Vizio, gratis comunque. Guarda, ecco, ciao! Leo! Bellisin! Questa è tua? Bubù! Bubù! Sai cos'è? No, sei tu con me. È Sulina. Questo è Bubù. Allora, venite i figli, dai. Vieni, Bubù, vieni con papà. Facciamo un'altra foto. Te vuoi far fare una foto? Vieni, Bubù, mi ha fatto. E vuoi un vieni. Ça c'est le portrait de famille alors, le Rousse Pony Family. Et la seule fille, elle est où la seule fille? Mélusine. Mélusine, ça te fait quelle impression d'être avec cette masse d'hommes? Et quel uomini. Ok, je peux pas. Pavimento, ça permet de pulire. Grazie a tutti.
che quando tutti i registi sono aperti, smetto, è moderno, hai visto giusto? Lo sguardo. Non riesco a ricordare i canti, i balli, le discussioni, le grida, le tragedie. Ricordo soltanto il silenzio che ci ricopriva come un manto stellato quando si incontravano i nostri sguardi, quando tutto taceva intorno a noi e l'amore risplendeva come una luna piena sull'intensità dei nostri cuori. Ecco qua, vi presento quella donna che ha bianche le mani, che ha gli occhioni cerchiati di blu e di seni rivolti all'insù come i fiori degli ipocastani. Bello. On est où, Patricia? A Monte Calvello, chez la maison de Balthus, enfin maintenant qui appartient au fils Tadé. Regarde Tadé. Et c'est une belle journée. Tadé. Voilà. Ah, c'est génial, c'est beau avec la musique. Tu es très beau là. Posso dirti una cosa? Preferirei di no. Disegnala, cantala, suonala. Questo è il mio primo olio ed è sul mio vecchio t-shirt. Ho scritto questa poesia. Povere mie poesie, non lette, non vissute, stracciate, dimenticate, appese a un lembo di stoffa, appuntate su una tela, scritta nel 2003. Bella. Questo è su straccio anche. Guardare e vedere. Mi hanno invitato a visitare una mostra di quadri famosi, di famosi pittori. Invece sono uscito a passeggio per le strade di Roma, guardavo e vedevo visi e paesaggi che nessun pittore ha mai riprodotto. La bellezza, l'orrore, la felicità, la sofferenza si incontravano ovunque. Guardare e vedere, guardavo e vedevo, ridevo e piangevo in preda alle mille emozioni che la vita ci offre quando si vive guardando e vedendo. Allora, è impossibile creare un capolavoro, impossibile. Nessuno ha creato il capolavoro. Non essendo, cosa succede? Il capolavoro nasce malgrado te stesso, malgrado l'io. Ogni ruga, ogni cicatrice, ogni segno nel tuo corpo stanco saranno iscritti nel tuo tempo. Esci dal tuo letargo, incendia il mondo con le tue parole, fa che la lingua lunga del tuo desiderio raggiunga i cuori di tutti gli uomini, dissolvendo nei loro aridi corpi ogni segno di inutili violenze. Sii spugna vivente, impara ad assorbire in te le mille esperienze che la vita ti offre. Bruciati nel dolore, cogli i fiori della gioia e cresci sempre. Raccontami del tuo tatuaggio, dove è stato fatto, come è successo? Allora il tatuaggio è abbastanza straordinario, la storia. Il mio amico che ho conosciuto laggiù, perché ho cominciato a conoscere nuova gente, però fui portato da certi monaci, non da certi monaci, ma questi monaci che erano amici di... del mio amico, Saninjaranxit, Monchan, che vuol dire principe. Lui, il padre, era reggente di Thailandia. Lui mi portò in un monastero buddista e loro mi tatuarono. No, non mi tatuarono, un momento. Loro eravamo lì, avevano acceso dell'incenso al Buddha e uno dei monaci dice: guardi, lei tra 3 giorni potrebbe avere un incidente di strada, di automobili, di qualcosa, stia attento. Allora io ho detto: posso fare nulla per evitarlo? E lui mi disse, dice: no,
non potrà evitarlo, sarebbe stato facile dire lo evita e basta. Dice non potrà evitarlo, però se le faccio un mantra, me ne scrivo una preghiera sul braccio, lei non perderà un goccio di sangue. Allora dico va bene, facciamo, eccolo qui. È in Pali, non in sanscrito, e questa è la famosa spirale che è molto importante in tutte le religioni, la spirale. Mi disegnò la spirale e sotto mi scrisse la preghiera. Io restai in albergo tutto il giorno, perché ho detto non esco davvero oggi. E la sera stavo tranquillo al bar dell'Erawan, vestito, stavo al bar bevendo un aperitivo e stavo aspettando per andare a cena nel ristorante dell'albergo. Improvvisamente arriva un signore italiano e dice io sono il tassista, non l'autista della macchina dell'ambasciata. L'ambasciatore le manda la macchina, lei ha scordato forse, ma c'aveva... aveva una cena, la stanno tutti aspettando questa sera. E io non potevo dire né che ero malato, né che niente, non ho potuto dire nulla perché stavo al bar, stavo aspettando. Allora ho detto, senta, io in macchina non vorrei montare, non gli ho raccontato il fatto, e dico però, è una superstizione, vada avanti, dica che sto arrivando, io esco e vengo, o non so, con un sambo, era un pus pus con la bicicletta. O a piedi, e arriverò tra un quarto d'ora, 20 minuti. Esco subito, l'autista va in avanti con la macchina, io monto su questo Samlò, perché non è un'automobile, e vado. Dopo 5 minuti sbuca un taxi di Bangkok e intruppa il Samlò, e non si dice intruppa, ma God, it hits. Il Samlò e ci rovesciamo, io con tutto il peso del Samlò e del guidatore del Samlò sulle mie costole, due costole inclinate, non ho perso un goccio di sangue e per 15 giorni non potevo respirare, sono stato malissimo. Però ecco, questa è la storia del mio tatuaggio. I go? You go. This is what's great about this camera. Look. Fantastic. Siamo nell'ascensore al buio. Guarda. Ancora più buio come la vita. È il canto della vita. Ovunque ho cercato la morte, in questo universo stellato. E non vedo che vita. E non sento che vita. E non odo che vita. Dentro di me, fuori di me. Ho cercato la morte nell'acqua, dall'onda ai pesci, dall'alga ai coralli, tutto è moto, nulla è morta immobilità. Ho cercato la morte nel cielo e non vedo che vita, dalla rondine al vento, dalle nubi al sole, dai pianeti alle stelle, tutto è moto, nulla è morta immobilità. Ovunque ho cercato la morte, nel suolo della terra, nelle foreste, sui tavoli freddi della morte, ove si trasformano le cellule vive in quei corpi che cambiano forma. E non trovo che vita. Dal vulcano alle pietre, dal fango agli animali, dagli alberi al fuoco. Finalmente ho cercato in me, dai sensi al sangue, dalla carne ai sogni, dalla mente agli istinti, tutto è moto, nulla è morta immobilità. Quando risuona la parola morte, trovo un uomo vivo che canta il suo verbo, nato da un'idea viva, da un'immagine viva e sorride.